Ragazzi, benvenuti. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e ho avuto prestigio, orgoglio e occasione di provare in anteprima e in esclusiva per un po' una build non finale, chiaramente, della Dark Souls Remastered di From Software, ok? Sviluppata, tra l'altro, da circa un anno, quindi un progetto che ha incuriosito da matti gli appassionati e non di questa opera, perché ovviamente ricordiamoci sempre, ci sono giocatori che non hanno giocato Dark Souls e che ora hanno difficoltà a farlo in quanto ufficialmente il gioco è su PlayStation 3, Xbox 360 e su un pessimo port PC, poi di DS Fix, per chissà cos'è, ne parliamo. Perché ho visto un sacco di appassionati super isterici all'idea «Wahoo! Dark Souls Remastered! Vivremo di nuovo tutto fatto mille volte meglio! Cosa cambieranno? Placement dei nemici, animazioni nuove, boss rifatti, un remake!» Sempre. Accadrà sempre nei prossimi anni questo. E io l'avevo detto. Scusate la saccenza, ma l'avevo detto che ci sarebbe stato il panico a causa di certe nomenclature scelte in maniera un pochino marchettona, in quanto ormai i giocatori non sono sicuri di quale operazione ricevono fino a che non la vedono. Ormai il nome conta poco, no? Vedremo con la Medieval Remaster cosa sarà il risultato, che ovviamente secondo me sarà chiaramente un remake. Però in questo caso anch'io ero appunto a causa di queste, diciamo, incongruenze, abbastanza eccitato, perché pensavo quasi quasi di poter vivere dopo 7 anni non una remaster, ma un remake in buona parte dell'engine e dell'estetica del gioco, se non dell'intero gameplay, il che sarebbe stato un lavoro pazzesco, perché effettivamente una cosa è ricostruire Crash, un'altra è cambiare completamente il combat system di Dark Souls 1, trasformandolo magari in quello del 3. Non è una cosa che si può fare esattamente uno a uno. Va completamente rivisto ogni singolo boss, ogni singolo moveset è un bordello, no? E dicevo, ma chissà, è un po' improbabile. E infatti, quando uscì il trailer di Nintendo Switch del gameplay, gli animi si sono un attimino, non dico spenti, però assestati su una presa di coscienza. Ah no, ok, è Dark Souls 1, ora sarà stato rimasterizzato per le console moderne in chiave moderna. Questo è il risultato, e a voi consumatori, e a me appassionato, in questo caso, mentre faccio il servizio di critica per voi, cosa interessa? Interessa la classica domanda. Vale la pena acquistarlo? Cosa hanno cambiato? Ecco, io, grazie al cielo, sapevo esattamente cosa controllare quando ho avuto il pad in mano, e ho controllato tutto quello che potresti desiderare di sapere, per quello che poteva essere fatto in un'ora. Che è tanto. Se sai come muoverti è tanto, un'ora Dark Souls. E quindi, di cosa parliamo? Frame rate, sprite, modelli, texture, modifiche agli HUD, modifiche alle opzioni di gioco e soprattutto a come vengono integrate queste ultime nel gameplay. Uso degli oggetti, delle covenant e yada yada yada. Ora, prima di arrivare ai punti salienti, ragazzi, perché non c'è moltissimo da dire, ma sono cose cruciali a cui tengo particolarmente a darvi immediata informazione, c'è una piccola pregressione da fare. Perché è una questione di etica e mentalità del giocatore nei confronti del mercato. Sapete che io sono il primo. Se seguite il mio lavoro, lo state conoscendo, scoprirete nel caso che sono il primo ad andare a fondo nelle cose. Attraverso tutto ciò che può essere lo smanettamento, il giocare in maniera avanzata, esplorare mod, esplorare il software, l'international community, ogni cosa io la vado a vivere piuttosto in maniera viscerale, ma non riguarda una passione del genere e un modo di vivere il videogioco così approfondito l'ufficialità di un prodotto. Non si può. La From e qualunque azienda non può considerare l'esistenza di una mod che migliora un pessimo porting, ok? Perché effettivamente a livello ufficiale Dark Souls ha 7 anni e non ha belle versioni. Ha quelle canoniche a 30 fotogrammi al secondo, con 7 fotogrammi al secondo medi nella città infame, ha un port veramente, veramente indecoroso su PC, e finisce lì la cosa. Tra l'altro, di Xbox 360 è messa molto bene, ma PlayStation 3 con la retrocompatibilità è un disastro, quindi è anche difficilmente fruibile Dark Souls per chi nasce come videogiocatore oggi e magari vuole effettivamente prendere con mano e non ha mai giocato uno dei 10 migliori videogiochi di settima generazione in assoluto, ok? Quindi, detto in parole povere, lo so che vorreste sapere, ma quali potrebbero essere gli altri 9? E non posso perdere tempo ad annoiarvi con le top 10 che tanto vanno su YouTube, però vi potrei dire Dead Space, Catherine, insomma, ci sono, ma... non è il momento.
Ma non si può prendere in considerazione questo, perché nonostante esista il DS Fix che migliora la situazione, comunque è un'opera amatoriale e fortemente instabile, perché chiaramente è una forzatura di qualcosa che è stato fatto male, ok? Quindi, senza fare la lista della spesa di cosa accade a Dark Souls se si forzano i 60 fotogrammi al secondo all'interno di una programmazione che non li prevedeva, vi posso tranquillamente anticipare che è un semidisastro. Ok, quindi il vivere Dark Souls a livello moderno in console, che mi auguro per loro saranno ormai eterne a modo loro, perché quando uscirà la prossima Xbox sono abbastanza sicuro sarà retrocompatibile. La politica è questa: se Microsoft non abbandona il mercato gaming, perché non credo lo farà, ma si l'avete visto che si sta comportando in maniera un po' strana, nonostante il Game Pass sembra voler puntare di nuovo al futuro, come il primo annuncio Xbox One, però. Effigi del mercato later on, ragazzi, in futuro. Mentre PlayStation, I'm looking at you, veramente, Sony, per l'amor di Dio, PlayStation 5 deve essere retrocompatibile con quello che è stato il passato, quindi la nuova infrastruttura dello store e tutto ciò che è il digitale di PlayStation 4 e della ottava generazione. Quindi, prendendo questo presupposto, Dark Souls Remaster dopo 7 anni permette di avere finalmente Dark Souls fruibile. A livello ufficiale è ovviamente un'operazione perfetta, è un'operazione che funziona, è un'operazione che si auspicava, che fosse su questa console o sulla prossima, i risultati tra l'altro non sarebbero cambiati tantissimo. Questo è quanto ed è molto importante dirlo, perché c'è tanta confusione, ma viceversa, io capisco perfettamente, sono qui per questo, quelli che dicono va bene, a livello di etica, a livello di concetto ufficiale di produzione, lo capisco, ma a me interessa questa remaster, cioè io gioco su PC a 4K, DS Fix, tutto a palla, ambient occlusion spessa come un panetto di burro. Che devo fare? Eccoci qua, ragazzi, parliamone un momento. Ci sono dei punti salienti. La risposta è comunque sì. La risposta è sì, vi interessa. Vi interessa. L'unica persona a cui potrebbe interessare meno di altri è se magari sta giocando a Dark Souls da 7 anni, da quando è uscito, e gioca solo offline. In quel caso è da valutare, ma in realtà neanche tanto, se non per il costo, perché giustamente un porting identico alla vecchia versione sarebbe sicuramente costato sui store digitali un 19,90. Questa invece costerà 40 euro in quanto remaster. È un costo che tutte le remaster hanno e giustamente non è da buttare alla leggera al portafoglio. Decidete con me. Ci sono cose interessanti, ci sono cose che mi hanno stupito. Parliamone un momento, perché ci tengo. Partiamo dal presupposto più ovvio e basico, è una remaster. Esattamente come potrete approfondire il termine, è Dark Souls 1 ad 1 in tutto ciò che è l'originale. Quindi è quel gioco, senza di nuovo fare le liste. Gameplay, level design, estetica, moveset, combat system. È quel gioco, semplicemente ha un ringiovanimento estetico di texturing, lighting, shading, eccetera. Ossia, cosa intendo? Partiamo dal presupposto che la speranza che fosse un remake era sicuramente genuina, ma un po' esagerata. L'ho avuta anch'io, ma dopo tutto ricordiamoci un dettaglio importante. Di nuovo si parla di game design. Se avessero messo il combat system con il roll omnidirezionale, le armi più veloci, il sistema delle weapon art, eccetera, che abbiamo in Dark Souls 3 nell'uno, senza trasformare ogni singola meccanica di gioco, comprese le boss fight e il level design, sarebbe stato un disastro, esattamente come lo è Twin Snakes, che è un gioco molto divertente da giocare, ma che ha distrutto il design di Metal Gear Solid. Ne è un suo remake con le meccaniche di Metal Gear Solid Sons of Liberty. Non può funzionare, perché ovviamente il level design originale era costruito senza avere quelle possibilità. Se in Dark Souls 1 metti la velocità del 3 e lasci tutto com'è, non può funzionare. Quindi le piccole modifiche che molti mi chiedono di sperare ci siano, ossia, ma il roll, ma quello, ma quell'altro, è veramente infantilmente gioioso sperarlo perché non magari riflettono queste persone sul disastro che causerebbe, esattamente come quelli che mi venivano a chiedere: ti prego, dimmi, c'è l'equilibrio? È Dark Souls 1. Certo che c'è. Nello stesso modo, senza Havel Mum, per chi conosce l'anziano gioco 1.0, però è Dark Souls 1 con il DLC integrato. Ora, tolto questo peso, diciamo, tecnico dal groppone che ci tenevo tanto a condividervi, cosa hanno cambiato? Finalmente, Mike, arriva al punto. Touché. Allora, ok, il punto, va bene.
Detto in pochissime parole, ragazzi, il progetto è stato reso eccezionalmente. Ci sono delle sorprese che non mi aspettavo, dei livelli di qualità che effettivamente non pensavo sarebbero stati raggiunti maliziosamente, ma sappiamo che ci sono dei precedenti deludenti, e dei dettagli e dei capricci che era irrealistico ci fossero e che effettivamente non ci sono. Per chi segue il mio lavoro particolarmente sa che mi riferisco agli sprite. Il mio desiderio infantile era che gli sprite degli oggetti fossero invece non rimasterizzati, ossia in qualche modo upscalati, bensì ricostruiti da zero come lo sono a livello qualitativo quelli di Dark Souls 3, per dire. Quindi non abbiamo gli sprite giganteschi che sono in Bloodborne nel terzo capitolo, bensì una versione upscalata, però per fortuna in maniera dignitosa, degli oggetti originali, delle immagini originali per la descrizione degli oggetti e il loro, diciamo, equipaggiamento. Fondamentalmente il rischio era che fosse fatto anche peggio, perché nelle remaster vedrete molto spesso accadere un filtro acquerelloso, non è proprio un termine tecnico, però parliamo come mangiamo adesso per farvi capire, il classico filtro acquerello che si vede tantissimo in disastrose remaster come quella della Dishonored Definitive Edition, che non sopporto, in quel caso un filtro acquerelloso aiuta a non rendere troppo visibile un upscale non troppo ben gestito e non elaborato nel dettaglio come può essere invece quello che fa la Bluepoint, no? Con remaster pazzesche, come quella della Metal Gear HD Collection, che meritano ogni pregio, ogni complimento che hanno e che ricevono. Tuttavia, i particellari e le luci, viceversa, sono state rifatte. Ossia, non sono state riprese le cose vecchie, riproposte a una risoluzione maggiore, bensì le fiamme, i falò e le luci dei fuochi all'interno delle ambientazioni sono state ricostruite con strumenti diversi, tanto che persino gli shader dei metalli reagiscono diversamente a queste ultime, ed è una cosa veramente preziosa da vedere. Mi ha fatto veramente piacere, tanto che accendere i falò a volte risulta essere più vicino a Dark Souls 3 che al primo. Sono dettagli piacevoli, tra l'altro ovviamente ogni texture è stata completamente ripulita, non è più un processo appunto automatico come quello che è stato effettuato dal DSFix, per chi ci teneva a saperlo. È una pulizia delle texture da zero, non tutte sono state ricostruite con quella definizione, ma gli equipaggiamenti, le armi, i mostri, le creature, gli NPC sono incredibili, sono veramente meravigliosi, sono un vero processo di rimasterizzazione di questi ultimi. Lo hanno ricevuto e non potevo essere più contento. Tra l'altro io sono smanettone, ve l'ho detto, e sono andato a vedere nelle opzioni. Ho notato due dettagli molto importanti che faranno un sacco contenti chi invece desiderava non soltanto una remaster estetica, ma qualcosa che toccasse delle opzioni di gioco. La prima è che l'HUD è invariato ma scalabile, quindi si può rimpicciolire. Per chi gioca anche in maniera più automatica o chi ha schermi molto grandi, eccetera, non vuole una cosa invasiva, effettivamente avere un HD scalabile è meraviglioso ed è un'opzione quasi da PC. Mentre, viceversa, capriccio, non c'è su console l'opzione per disattivare la profondità di campo, che è molto bella, è molto realistica, è molto fica, ma sapete benissimo che quando col binocolo guardi si sfoca tutto. Ah, vorresti tanto non avere quella sfocatura. Su PC sicuramente ci sarà, come c'è già adesso. Su console non c'è, almeno a questa versione. L'altra opzione è che è possibile modificare i comandi di gioco anche su console, quindi si può saltare con quello che si vuole. Yes, esattamente. Oh, grazie, perché effettivamente era abbastanza disastroso quello che accadeva all'epoca a me, soprattutto a me. Questo è vero. Visto che siamo sull'onda e che non posso fare il pathos per dirvi le vere novità all'ultimo, d'accordo, ve lo dico subito immediatamente, sì, è possibile utilizzare, e non era dovuto, grazie a Dio l'hanno fatto, è possibile utilizzare più oggetti contemporaneamente, e non solo. Sì, le Covenant. È possibile donare 80 oggetti alla Covenant, finalmente, non soltanto uno alla volta per 80 volte. Eh? Questi sono i tipi di, diciamo, ritocchi che ci stanno in una remaster come questa. Perché è uno svecchiamento di veri e propri errori di un game design che era apparentemente perfetto, ma che crollava in quei momenti veramente disperati. Questo è quanto. Veramente le cose più importanti a livello di modifica sono queste. Ma il frame rate. Ragazzi, il frame rate. Sono stato stronzo.
Sono stato veramente, veramente violento nel testare questa remaster, nonostante fosse una build parziale, chiaramente molto anticipata alla release, perché ci tenevo particolarmente a toccare la parte più debole di Dark Souls, ossia la sua stabilità. Visto che appunto viviamo in un mondo in cui finalmente si comincia a capire, un tempo era già così, poi c'è stato il crollo di ignoranza e di negligenza mentale, produttiva e di marketing, perché la gente voleva soltanto il boom boom flash flash. Visto che siamo tornati al momento nel quale le opzioni grafiche sulle console più potenti e il frame rate viene valorizzato, Dark Souls Remastered va a 60 fotogrammi al secondo su tutte le piattaforme, meno che ovviamente Switch. Io sono stato così felice di fare quei test, perché non ci sono difetti, non ci sono glitch, il comando arriva immediatamente al personaggio, non c'è input lag, non ci sono problemi con i parry, con qualunque tipo di schivata e attacco, no, le armi non si rompono al doppio della velocità, gli iframe non sono dimezzati, vero Scholar? Mamma mia. Santo cielo. Vero From, potremmo dire, più che Scholar, perché... E effettivamente funziona da Dio. E volete sapere? Lo so, lo so, lo so che volete sentirmelo dire, lo so. Io ho giocato con piromanzie, tempesta di fuoco, ho fatto l'inferno a Blighttown. Alla città infame mi sono fatto aggrare da tutto, mi sono fatto aggrare dall'inferno. Andava a 60, spaccati. Spaccati, giravo la telecamera. Poi non sono, il mio occhio non è Digital Foundry, quindi se erano 55 o 58 non me ne sono reso conto, ma mi sarei reso conto se erano 48, 49, 50, perché con The Phantom Pain, con la mia vecchia scheda grafica, se esageravo giocavo a 55 ed era 50, era fastidiosissimo. Si passava dal 48 al 55 troppo spesso, si vede la differenza, si sente la differenza. Lì non c'era. Quindi, meraviglioso, sono stato così contento di quel dettaglio. E decisamente attraverso il fatto di poter vedere il fuoco diverso, gli sprite delle anime completamente rifatto perché non hanno ripreso il vecchio e ne hanno fatto uno nuovo un pochino più colorato, più saturo, queste piccole modifiche ti danno quella leggerezza della novità, no? Mentre, una cosa molto importante è che la remaster farà rinascere completamente la community. È normale, perché i server diventeranno dedicati. Ci sarà qualcosa di estremamente. Prima non erano dedicati, prima era un disastro. Era un disastro. È sempre stato. Io non l'ho potuto vivere in maniera completa proprio perché non avevo una connessione a internet. Ma la community non sarà come i Reddit event della community in cui si torna, no? Return to Lordran, return to Dranglake, return to Lothric. No, qui ci sarà veramente una rinascita della community e di tantissimi nuovi giocatori che entreranno nel mondo di Dark Souls. In quanto ragazzi, ricordiamoci sempre che queste operazioni sono fatte anche per chi non ha mai giocato a queste opere. E quindi i server rinasceranno, ci sarà un revamp completo di tutto ciò che può essere la passione. Io mi auguro, perché già se ne vocifera in maniera piuttosto ufficiale su Switch, ma io vorrei augurarmi che su tutte le piattaforme ci sarà il sistema di passwording appunto di Dark Souls 3 e di Bloodborne. È veramente prezioso pensare che qui ci sarà un totale svecchiamento e rinascita di ciò che sarà la community di Dark Souls. E contemporaneamente, qui abbiamo una meccanica di Dark Souls 3, ci sarà la possibilità di giocare fino a 6 giocatori con le varie Covenant. Queste sono cose veramente preziose e portano lo sviluppo e l'interesse verso lo sviluppo di questa remaster a un livello molto più alto. Questo c'è da dirlo. Ma non solo. Può sembrare una sciocchezza, ragazzi, sicuramente lo è per tanti, però la possibilità di avere con questo frame rate più elevato e stabile maggiori input aiuta in realtà anche a muovere la telecamera con più precisione, ma molta più precisione. Segue il personaggio, ha un lock ovviamente, ok, perfetto, ha un asse, è possibile entrare nei volti, sui volti degli NPC oltre gli elmi con molta più delicatezza e si possono fare cose molto più belle attraverso questa possibilità. È una stupidaggine. Però funziona, e anche se nello schermo vedrete la sfocatura perché il depth of field qui non si può disattivare, su PC sarà possibile farlo. E non è importante per il gameplay disattivare il depth of field. Non è come il motion blur, che per me è molto importante sia un'opzione, perché può non piacere, a me non piace per esempio nel videogioco, salvo casi specifici. Tuttavia, lo so che manca una cosa. Mike, non ci hai detto, ti prego, dici che l'hai controllata. Certo che l'ho controllata, ragazzi. Io avevo una lista molto seria di cose da checkare con il logo di Sabaku. E fondamentalmente erano sicuramente frame rate, modelli, opzioni, gameplay, combat system.
ma anche il codice di gioco. Quanto è fedele il codice di gioco all'originale? Perché è molto importante, ci sono delle meccaniche e delle non meccaniche, wink wink, che sono molto importanti per i giocatori avanzati, da morire, sono qualcosa che fa parte della personalità, della grezzitudine di Dark Souls. Ora, io non ho mai avuto una competenza veterana sul PvP, quindi non ho potuto provare Dead Angles, gli angoli morti e lo swap buff, non ho provato veri e propri glitch di combattimento, però, ho approfondito fino all'ultimo pixel gli Out of Bound. Cos'è un Out of Bound? Scusate l'occhiolino isterico. È quello che ti permette di superare alcune barriere della mappa perché non hanno barriere. Ossia è un videogioco che non ha voluto mettere muri invisibili senza motivo solo per bloccare il giocatore. Quindi il salto verso il demone capra? Assolutamente sì. Eccetera, eccetera, eccetera. Ho provato tutte queste cose, ci ho giocato approfonditamente, non posso mostrarvelo. Ma come? Ragazzi, l'embargo è scaduto, ma Bandai Namco e From Software soprattutto non desiderano che certe cose vengano mostrate. Non perché, so che sembra sciocco perché è una remaster, quindi tutti sanno già tutto, ma a livello politico e di marketing non vogliono gli spoiler, no? È normale, fa parte proprio del loro lavoro, quindi quello che vedete è tutto ciò che posso mostrarvi. Non potevo superare oltre un certo punto, però ho giocato oltre un certo punto e sono qui a parlarvene senza limiti. So che è stato un video prolisso, ma è stato un video prolisso perché fondamentalmente c'erano molte cose di cui volevo discutere, ma pochissime, davvero, cruciali. Sono semplicemente queste, il combat system e il gioco è lo stesso, è una remaster, è possibile modificare comandi HUD, abbiamo la chance di giocare a 60 fotogrammi al secondo, costanti, ferri, fermi e assolutamente inamovibili, per ora, salvo che ci siano catastrofi. L'online non l'ho potuto provare, le texture sono 2K upscalate a 4K e sono veramente molto belle. Ho detto non tutte perché alcuni pavimenti, alcune piantine sono rimaste bene o male bruttine, però l'equipaggiamento e tutto ciò che concerne il personaggio e il mondo intorno a lui è incredibilmente bellissimo, ragazzi. Il lighting è migliorato, gli shader degli equipaggiamenti sono migliorati, specialmente quelli metallici. Altre modifiche, ve le ho già dette, i particellari, la possibilità di utilizzare più oggetti, di donare più oggetti alle Covenant. Abbiamo effettivamente una sequenza di belle cose. Il pelo, volendo, anche il pelo vistoso del nostro protagonista è abbastanza massiccio, è ricostruito, nel senso che ovviamente la remaster ha impreziosito dettagli anatomici mostruosi, sia del Taurus Demon sia dei nostri non morti. E sì, la componente audio mi sembra assolutamente la stessa, ossia non esiste, come magari è accaduto nella Final Fantasy X remaster eccetera, un remix delle tracce. Il nostro non morto continua a gemere senza motivo quando viene ferito a morte. Alla prossima, ragazzi. Ne riparleremo, lo sapete. C'è molto altro da dire quando avremo in mano il gioco. Anche perché, appunto, ho lo sguardo verso il basso, ho una Switch. È vero che è a 30, ed è un peccato terribile, ma se hai particellari nuovi e se è stabile a quei 30 anche la città infame, giocarlo portatile, che figata. Ma ne riparleremo. Non l'ho provato su Switch, quindi devo stare zitto. Fatemi sapere.